Come promesso, ecco qui Vittorio Sgarbi, numero due in realtà del libro. Come voi sapete, ne ho parlato, spero che voi sappiate, ne ho parlato altre due volte, ma da singolo nelle trasmissioni, quelle di un minuto la mattina presto. Allora, l'Italia delle meraviglie, però quello che qui mi interessa è sottolineare, ecco, questa fascetta per una Italia unita dalle meraviglie, che potrebbe essere un programma di un partito politico ovviamente allargato finalmente proprio alla bellezza, eh? È vero, Vittorio? Potrebbe essere. Io avevo tentato in una delle precedenti elezioni europee di fare, con un manifesto anche pubblicato, un partito della bellezza, cercando di far convergere, come era alla fine convenuto, la Malfa, che ero un po' perplesso, diceva: ma non sarà come il partito dell'amore? Dico: no, il partito della bellezza è il partito dell'Italia. Poi era un'Italia unita, quindi c'era la componente dell'unità d'Italia, la componente antisecessionista, antileghista, tutto quello che, al di là della qualità di alcune posizioni politiche, per esempio della Lega, rispetto a valori di identità, c'è però la insopportabile immagine di un'Italia spaccata, divisa, in cui una parte meravigliosa è abbandonata perché non è abbastanza produttiva, come se la bellezza non potesse produrre. Uno va a Segesta, o va a Selinunte, o la Valle dei Templi di Agrigento, non si vede cosa può volere di più e come può volere meglio rappresentata l'Italia. Eppure, se uno guarda lo stemma della Lega, vede che l'Italia si spacca a un certo punto. Oggi naturalmente anche loro hanno cambiato, però certamente il tema dell'unità d'Italia ha potenti contraddizioni proprio nel momento in cui si celebra il 150esimo, perché da una parte c'è la pulsione leghista che è anti-garibaldina, dall'altra quella dell'autonomia di Lombardo che è anti-garibaldina, perché nel momento in cui si celebra l'unità mai l'Italia è stata più spezzata o settentata. Invece e invece le bellezze, non solo, ma la lingua, forse l'abbiamo detto già, sì, è quella, la lingua italiana, che unisce Sicilia, Toscana, Lombardia e parte dalla Sicilia con Ciullo d'Alcamo e Giacomo D'Alentini. La lingua italiana nasce lì, quindi c'è un confine dato dalla lingua, da delimitazione di una nazione che è legata alla lingua che si parla, che è la lingua italiana. E poi l'arte ancora di più con Antonello da Messina, che è un grande ma non pittore, solo lui, ma lui perché è di Messina, sì, e poi va a Venezia, certo, e quindi è il pittore unitario per eccellenza, ed è un siciliano, non è un terrone che viene in qualche modo formato da un grande autore del nord, è un autore siciliano che insegna lui come dipingere agli uomini del nord. Quindi da questo punto di vista c'è una unità d'Italia che precede il Risorgimento e che è nel Rinascimento, che è nella lingua italiana, che quindi, perfetto, ecco perché questa fascetta proprio sembra fatta apposta per celebrare, sì, il 150esimo dell'Unità d'Italia. E tra l'altro, voglio dire, è davvero ben scelta. Allora, perché leggere questo libro? Vedete, l'altra volta volontariamente l'avevo semplicemente scorso, mentre invece adesso l'ho studiato, quindi insomma la differenza è significativa. Allora, perché leggere questo libro? Voi sapete, non siamo qui per farvi comprare. Volendo, compratelo, ma potete anche chiederlo nelle varie biblioteche, lo dico per tutti i testi, perché tutte le biblioteche che abbiano a che vedere con lo Stato, che siano provinciali, comunali, hanno il dovere di comprare i libri, qualora non ce l'avessero, che voi indicate. È un vostro diritto, ecco, e questa è una cosa molto importante da capire. Allora, in realtà dentro io leggo continuamente un romanticismo. Perché? Perché vedete, lui dà tantissime informazioni, questa è la mia lettura naturalmente, lui dà tantissime informazioni, ma le dà in un modo che non è mai dottorale, anche se tantissime notizie, tantissime, tra l'altro piacevoli, ma non ci leggo mai, come dire, il cattedratico che fa scendere, no, il suo sapere verso gli altri che devono abbeverarsi. Qua letteralmente compagna per mano, dire: guarda, forse non ti sei accorto che ci sono delle cose che a volte sono ignote, che basta dare un po' d'attenzione e tutti i viaggi in Italia meritano di essere compiuti. E quindi sono una serie di itinerari. Ma all'interno ci sono anche, devo dire, delle curiosità, che sono curiosità personali, che però vorrei evidenziare. Per esempio, vogliamo spiegare la maniera padana e partiamo da dove avevamo iniziato l'altra volta per andare in un altro discorso. Perché? Perché quello che mi interessa, non inventano la fotografia né la luce artificiale come fa Caravaggio, che la concepisce, questa è una cosa bellissima, 300 anni prima di Edison.
ed è vero. È questo che qui mi interessa più che la maniera padana. Possiamo parlarne ovviamente, ma il fatto che se andate a vedere Caravaggio davvero ci sembra la luce. E lui non poteva saperla. L'intuiva, la presentiva, l'avvertiva all'interno. Cos'era? Beh, c'è la convinzione da parte di Caravaggio di dover dipingere effetti speciali legati alla luce e alla resurrezione delle forme dentro l'ombra. E quindi per questo c'è l'effetto come di un faretto o di una luce artificiale all'interno di uno spazio buio, che poi era la luce di una fiaccola. Ma il risultato è così profondamente realistico, naturalistico lo si chiama, da corrispondere a quello che noi otteniamo con una fotografia. Quindi quello che ci piace di Caravaggio è quello che avvertiamo arrivati al punto in cui nasce la fotografia. Quando nasce la fotografia ci si rende conto che Caravaggio l'ha già inventata, perché qualunque altro pittore ha una quantità di astrazione nelle forme, per cui le forme non sono come la realtà le mostra, mentre quelle di Caravaggio sono come noi le vediamo. E in questa sua, questo grado zero della visione, che pure è molto costruito, è molto elaborato, non è affatto un pittore alla prima, è invece uno che mette insieme gli elementi, ma come appunto un fotografo che prepara gli elementi perché ci sia una composizione e mette in posa i suoi modelli. Però alla fine questi sono ciò che sono nella realtà. Quindi la forza di Caravaggio è questo passaggio a una dimensione fotografica, a una riproduzione del reale in modo assolutamente fedele, senza nessun elemento di abbellimento, di idealizzazione, di deformazione. Sì, sì. Questo è... con una grande intenzione interiore, però certo. È evidente. Adesso, una parola sola, maniera padana? Che tipo di luce maniera è qua? Padana, la maniera padana era il titolo di una mostra che dovevo fare, che ho fatto a Mantova, ma il sindaco di Essino, molto simpatico, soffriva la parola padano. E dico, ma come, la parola padano è nostra, ma rubata dalla Lega. La parola padana, maniera padana, sembrava un omaggio a una identità politica diversa. Allora ho cambiato il titolo e ho preso una frase di Longhi che parla di Giorgione e ho chiamato la mostra Le ceneri violette di Giorgione. Quindi siamo passati da maniera padana alle ceneri violette di Giorgione, che sono una formula molto felice, poetica di Longhi. Però maniera padana è in realtà una maniera reale, cioè è quella identità espressiva fatta di sangue, di passione, quello che noi sentiamo appunto nella civiltà padana rispetto a quella veneziana o a quella toscana, che è tutta di mente, tutta di idee, e invece quella padana è affocata, calda, e quindi maniera padana è una cosa molto precisa rispetto alla prevalente maniera toscana, perché la parola maniera è legata a una interpretazione della grande pittura del Rinascimento fatta da Vasari, ecco, il quale indica che l'unico modo di dipingere è fare la maniera di Raffaello e di Michelangelo. E quindi è una cosa che è tutta in Toscana. Però esiste una maniera padana, che è quella di Parmigianino, che è quella di Correggio, appunto, quindi che è completamente diversa. Siamo svenire. E che è piena, appunto. Si può svenire davanti a Parmigianino, obiettivamente. Però se tu le guardi, sono delle forme di maniera, perché c'è una potente presenza intellettuale nel vedere le immagini, ma in Correggio c'è una potentissima presenza invece dei sensi, e nell'uno e nell'altro c'è una condizione che non ha niente a che fare con quella dei pittori toscani. Ecco perché allora c'è una maniera padana, molto precisa. Sei stato chiarissimo. Ecco, guardate, questo testo, accanto a questi elementi, che possiamo dire sono prettamente di arte, ci sono altri, una serie di altri, di altre componenti, tra cui la fabulazione, il racconto, che sono cose poi importanti. Per esempio, questa qui non la sapevo assolutamente. Io ovviamente non sono uno storico dell'arte, né ho mai voluto spacciarmi per tale, tantomeno per critico. Sapete bene che sono storico della filosofia antica. Però sono attratto dalla fabulazione e dal racconto. E qui ce n'è uno. 1944, Firenze. I nazisti distruggono il ponte Santa Trinità. Dopo la liberazione comincia la querella. La querella, come lo rifacciamo? No? Come lo rifacciamo? E io, seguendo qui, leggo.
C'è chi diceva lo rifacciamo ovviamente ripescando le pietre, come già era accaduto, è quello il punto fondamentale, che erano in Arno. Lo facciamo simile, o lo facciamo completamente diverso, per esempio. È una carriera che si porta fino ai giorni nostri, anche quando un ponte non va distrutto, per esempio basta pensare a Calatrava, il ponte di Calatrava a Venezia, che a te piacerà, a me non piace per niente, ma insomma ognuno ha i suoi gusti, questo non vuol dire niente. Però come farlo? Attenzione. Quel ponte ha da essere moderno, sostennero l'archeologo